Buongiorno, buonasera. Allora, trucco ovviamente, ovviamente di Halloween. E questa volta in tempo di riciclo, ovvero in tempo di riciclo per quanto riguarda il mio outfit, perché io sono una di quelle che non voglio spendere una lira di solito per Halloween, in quanto non è una delle mie feste preferite, perché non l'ho mai sentita. Diciamo che da piccola non mi sono neanche mai travestita per carnevale, quindi figuriamoci da grande voglio travestirmi per Halloween, anche se mi piace di più Halloween rispetto al carnevale come travestimento. Comunque, vai, bando alle ciance. Quindi recupero il mio unico vestito di Halloween, cioè unico vestito, ovvero il mantello, cosa che ho comprato 4 anni fa appena arrivata in America, e faccio questo trucco da strega. Naturalmente sapete sempre che ci devo mettere un po' di sexiness nei miei trucchi, perché troppo brutto non mi piace, quindi volevo fare una strega che comunque fosse bella, una strega comunque che si vede che è cattiva in un certo senso, però è anche seduttrice. E non so, a me piace tantissimo, è un po' lungo da fare, dico la verità, perché comunque ci si sta circa un'oretta e mezza con tutti questi svaroschini e queste robette qui, però a me piace molto molto molto. E queste cose nere, siccome nel video non lo dico, l'ho fatta ieri. Praticamente ho semplicemente preso un semplice banale cartoncino nero, ci ho messo sopra della colla vinilica, dov'è? L'ho persa, sì, quindi ho messo praticamente sopra della colla, ci ho buttato su dei glitter, quindi tac 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 tac, ho fatto cadere i glitter e poi dopo l'ho lasciato asciugare durante la notte. E vedete, potete farlo con tipo tutti i glitter neri, un po' di glitter viola, oppure certe cose, vedete, partono con un po' di nero, poi dopo ho fatto un po' soltanto di rosa, quindi potete decidere di mettere diversi glitter e poi dopo le tagliate e fate queste robette qui. Potete fare una unica coroncina oppure potete tagliare, come ho fatto io. Io ho tagliato tanti piccoli triangolini che poi dopo ho attaccato a seconda, poi dopo come volete, uno più lungo, uno più corto, insomma. Naturalmente io pirla, ho usato i glitter cosmetici, però potete prendere benissimo i glitter, quelli da bricolage, che costano molto meno, perché oggi sono andata, l'ho comprati, cioè tipo in ritardo di un giorno, e costano tipo un pacco così, li ho pagati $7, ma ci sono dentro tipo 500 glitter. Non vanno bene per gli occhi, però per fare questa cosa qui vanno benissimo. E veramente potete decidere di fare del colore che volete voi. Io ho scelto viola e nero, però voi potete scegliere il colore che volete. Niente, come vi ho detto, un trucco facile da fare, perché veramente la cavolata serve solo un po' di pazienza. Quindi se avete tempo il giorno di Halloween ve lo consiglio, altrimenti no, vi consiglio un altro trucco, perché se non avete tempo, sennò viene fuori una mezza schifezza. Niente, spero che vi piaccia il video, ciao! Inizio applicando un fondotinta leggermente più chiaro, io uso il 020 della Dior. Cioè, che poi non è proprio tanto più chiaro. Cioè, ultimamente questo bel color mortizia. Naturalmente se avete una maglietta scollata lo mettete fin dove si vede. Se prendete un colore che si nota che è molto più chiaro rispetto al vostro colore, altrimenti vi ritrovate con, più che con il trucco da strega, col trucco da maschera. Poi, se avete delle occhiaie, le correggete e fisso il tutto con un po' di cipria. Questa è della Neve Makeup. A questo punto prendo un blush, questo è un vecchio blush della MAC, comunque prendo un blush semplicemente per dare un po' di colore. Oddio, che brutto colore che ho scelto, questo è proprio color livido. Benissimo, non scelgo questo blush, tremendo, provare un attimo a diffondere in modo che non si veda più questo color livido tremendo. Quindi aggiungo un po' di colore in questo modo. Sugli occhi metto prima un primer
Poi prendo un color opaco beige chiaro, panna. E una riga di eyeliner. Adesso mettiamo un po' di primer anche sulle sopracciglia, che vabbè, avevo già disegnato questa mattina e quindi per quello si vedono. E praticamente vado sopra con un nero opaco. Quindi con un nero opaco, siccome dopo ci sarà tanto nero lì, inizio già a portarmi avanti in modo che sotto poi non si notino. E adesso inizio a mettere un po' di Swarovski di diversa misura con la colla per ciglia finte. Vedete come in modo random, quindi sto mettendo sotto le sopracciglia questi Swarovski di diversa misura e di due colori, neri e poi ci sono i due colori, neri e viola. Prendo le cose che ho ritagliato e man mano che ne prendo uno ne scelgo uno simile che poi dopo andrò a mettere dall'altra parte. Metto la colla sul primo pezzo e inizio a metterlo. Ok, ne volevo fare uno anche da usare come eyeliner, ma siccome mi sembra un po' troppo, allora semplicemente rafforzo un po' questa linea che avevo fatto, facendolo un po' più, a punta. Ok, a questo punto, prima di procedere, prima di procedere metto ancora un paio di Swarovski sopra la carta dove c'è lo stacco tra carta e sopracciglia, che se no si nota troppo lo stacco, vedete? Quindi prendo semplicemente un paio ancora di Swarovski e faccio quello che avevo fatto sotto, più che altro per coprire. Quindi prendo anche quelli un po' più grandi, così faccio anche prima. Niente, ho deciso di metterci anche in un paio di questi due Swarovski lilla. Ok, a questo punto la parte sopra è praticamente finita.
metto una matita nera nella rima interna e sotto. E adesso è arrivato il momento anche sotto di fare un paio di goccioline di Swarovski. E lo so, è un po' una rottura di bolletta, se mi direte voi. Però secondo me il risultato è pagante. Ok, una volta messo tutti gli Swarovski direte, Ale, basta, non voglio più vedere Swarovski per almeno un mese. E a questo punto metto le ciglia finte. E come potete vedere, ne ho scelte un paio abbastanza naturali, queste. Una volta messa, aspettate che si asciughino e poi ci mettete il mascara. Il mascara lo appoggio soltanto in modo che non si tirino le ciglia finte. E a me piace mettere il mascara sempre dopo, perché così si uniscono quelle vere con quelle finte e non si vede lo stacco, perché altrimenti quelle finte si vede che sono finte. Cioè sotto le ciglia vere col mascara, quelle finte non hanno mascara. Ok, a questo punto gli occhi sono finiti, adesso giusto un po' di contouring, pochissimo, quindi un po' di terra. Le labbra le faccio con una matita che è sul viola, questa è per gli occhi a dire la verità, però comunque bene. E sopra un rossetto sempre sul viola, questa è quella di Chanel che vi ho fatto vedere nell'ultimo video, che è la provocante. Quindi niente di troppo pazzo sulle labbra. Questo quindi è il look finito. Io spero vi sia piaciuto. Ciao, buon Halloween! Thank you.